Vittorio, 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 perché insisti? Io te l'avevo detto 2 anni fa, te l'ho scritto 2 anni fa. Voi non lo sapete, ma 2 anni fa, quando lui, ed è lì il dramma che lui non riesce a superare, 2 anni fa io lo disintegrai in televisione a Carta Bianca, ospite di Bianca Berlinguer. Era il marzo del 2018, Rai 3, lui aveva appena straperso le elezioni contro Di Maio e io glielo feci notare, gli feci un mazzo gigantesco in televisione, lui ci rimase malissimo, sclerò, ma la cosa inquietante, anche divertente per certi versi, è che lui i giorni e le notti successive continuò a mandarmi dei messaggi insultandomi in ogni modo immaginabile, ma in ogni modo. Me le ha dette di tutti i colori, cose che poi ha anche ripetuto pubblicamente. E io, prima di bloccarlo, perché l'ho dovuto bloccare, mi faceva scrivere anche dai suoi servi, dalle sue serve, mi mandava i video in cui si vedevano queste file oceaniche che c'erano per vederle lui, che parlava non so di quale stracazzo di quadro. E io, prima di bloccare lui e tutti i suoi giannizzeri, tutta questa sua corte che lo segue, gli scrissi: Vittorio, io ti voglio anche bene perché so del tuo quadro clinico, ti ho anche scritto, ti ho anche telefonato quando hai avuto l'infarto, ti auguro ogni fortuna e ribadisco, ti auguro ogni fortuna Vittorio, perché ci mancherebbe altro, la salute è sacra, però quando ti scegli nemici, scegliteli che te li puoi permettere, scegliteli alla tua altezza, cioè bassi bassi, perché se scegli uno come me ti fai male. Io dialetticamente quelli come te li uso per farmi gli sciacqui alle palle quando mi sveglio la mattina. Quindi scegliti dei nemici alla tua altezza, cioè rasoterra, perché tu puoi vincere con la Mussolini, ma con me non è che perdi, neanche scendi in campo. È questa la cosa che non accetti. E mi dispiace, lo so, perché un'altra cosa che voi non sapete è che lui ogni volta che incontrava delle persone che conoscevo diceva sempre: Scanzi è il mio erede, Scanzi è il più bravo di tutti, Scanzi è un animo nobile, una persona intelligente. Poi il fatto che io abbia totalmente iniziato a disistimarlo per delle motivazioni che sono evidenti, perché basta sentire quello che dice in televisione, quello che scrive sui social, quello che asserisce ogni volta che apre bocca in Parlamento e fuori dal Parlamento, questa cosa non l'ha mai accettata. E ci sta. Ci sta, perché lui sognava di avere come eredi, come amici e come fan, come stimatori persone come me. L'unico che gli è rimasto è Cruciani ed è chiaro che ne soffre. Però, visto che ti vuoi fare male, continui a citarmi, tra l'altro con epiteti molto affettuosi, faccia di merda, testa di cazzo, tutte cose di cui risponderai ovviamente nelle sedi appropriate, ma lo sai già perché ti ho querelato e lo farò una seconda, una terza, una quarta e una quinta volta, augurandoti ogni fortuna, io volevo anche divertirmi nel rispondere a quello che tu hai sostenuto nel tuo ultimo per poco, perché tanto tu vivi sui social e in televisione, hai sostenuto nell'ultimo tuo video. Ah, a proposito, ogni volta che tu mi citerai io lo farò ancora di più, perché io non ti avevo mai risposto, perché in qualche modo mantenevo un briciolo di stima nei tuoi confronti, o quantomeno di rispetto umano, ma se insisti in questo modo e se sei così masochista che vuoi essere massacrato dal sottoscritto, io nei ritagli di tempo troverò il modo per massacrarti dialetticamente. Diciamo che userò l'unghia del mignolo sinistro per farlo, ma sarà comunque divertente, avrà sicuramente un sacco di accessi, di visualizzazioni e di fan anche questo video. Allora, tu sostieni nella tua meravigliosa intemerata, peraltro anche lì ti do un consiglio, Vittorio, visto che faccio teatro molto meglio di te, con molto più pubblico di te e con molto più efficacia di te, cerca anzitutto di vestirti in maniera un po' acconcia, lavati ogni tanto, perché non è bello andare in televisione con i capelli unti, sudaticcio, gonfio, madido di non so cosa. E poi non fare queste inquadrature in cui a un certo punto urli e ti si vedono i denti, perché non è bello, te lo garantisco. La detartrasi con 40-50 euro te la cavi. E poi non urlare. Non urlare, perché quando cominci a fare capra, capra, capra e ti si stravolge completamente il viso, sei ancora più inaccettabile ed empio esteticamente di quanto già tu non lo sia. Quindi non li fare questi video, perché sei veramente esteticamente, non lo so, vorresti essere Caravaggio ma sei il Poro Asciugamano o anche meno. Però insomma, tu sostieni tante cose meravigliose, dici che fai più pubblico di me a teatro, ti piacerebbe avere il pubblico che ho avuto io a Renzo Sconi, che ho io al Cazzaro Verde, o le 5.000 persone che ho fatto raccontando i Pink Floyd, ti piacerebbe, fenomeno, Torzolo, ti piacerebbe, Torzolo è affettuoso, è ad Arezzo, quindi ti chiamerò spesso Torzolo oggi, ma è enormemente affettuoso, Torzolo, ti piacerebbe, i libri vendi più di me, Torzolo, te hai venduto 4-5 volte meno di me, relativamente anche solo al Cazzaro Verde, 4-5 volte meno,
Torzolo, ti piacerebbe avere il pubblico che ho io. Poi cosa sostieni? Le visualizzazioni, questa è meravigliosa, le visualizzazioni. Lui ci ha fatto sapere che il video in cui litiga con Barbara D'Urso, gli hanno detto, non si sa chi, sicuramente questi fenomeni che lo seguono e che lo prendono anche per il culo, perché lui si circonda da questa corte dei miracoli che lo prende pure per il culo, e gli hanno detto, dice lui, che il video dello scontro con la D'Urso è al primo posto su YouTube tra i video più visti in Italia e al terzo posto nel mondo. E sti cazzi! Addirittura il terzo posto nel mondo. Io mi immagino uno a Los Angeles che invece di guardare, che ne so, il video degli Oscar di Joaquin Phoenix, guarda Sgarbi che si fa prendere per il culo da Barbara D'Urso. E ci crede! Cioè questo qui gli dicono le cose, guarda sei primo in classifica, e lui ci crede. Magari domani gli dicono, ma lo sai che Rosario Dawson ha detto che ti scoperebbe a sangue, lui lo sapevo, credi a ogni stronzata. Poi ti vorrei dire anche una cosa, Vittorio, porca di una miseria, studia qualche volta che il tempo libero ce l'hai, che non fai un cazzo dalla mattina alla sera. Non esistono i video di Mediaset su YouTube, perché Mediaset ha querelato YouTube secoli fa, non ce li puoi mettere i video su YouTube di Mediaset. Sto cazzo che le visualizzazioni sono prime su YouTube del tuo video con la D'Urso. Non c'è neanche quel video, perché se ce lo mettono gli fanno un culo così quelli di Mediaset. E poi vedi che sei anche un po' sfigato quando fai queste intemerate, perché parli a me di visualizzazioni. A me. Io ieri, proprio qui al Prato di Arezzo, che tu ben conosci perché ci sei anche stato qui e sei stato anche alla Fortezza, e hai fatto anche una bella mostra un anno fa, perché qualche volta quando le cose le vuoi fare ti vengono anche bene. Ecco, io ieri ho fatto un video di 15 minuti sul coronavirus, e quel video lì che ho improvvisato, una diretta Facebook, ha ad oggi, che ore sono adesso? Sono le 11 di mattina mentre sto facendo questo video, quindi un giorno dopo, ha 4 milioni e mezzo di visualizzazioni, ha raggiunto 8 milioni di persone, è uno dei video più visti negli ultimi mesi della storia di Facebook. Quindi parlare a me di visualizzazioni sarebbe come se un vecchiettino scionco andasse da Usain Bolt e gli dicesse, oh, lo sai che ho fatto i 100 metri in 24 secondi? E giustamente Usain Bolt gli direbbe, sti gran cazzi, io li faccio in 9,50 quando sono infortunato. Sei un torzolo, sei un gonzo, sei un ghebbo. Anche Ghebbo è assolutamente affettuosa ad Arezzo, quindi ti sto riempiendo di complimenti come meriti. Poi sentiamo cosa mi hai detto. Ah, in TV io vado soltanto dalla Gruber. Anche lì, ma perché ti fai male, Vittorio? Lo dovresti sapere, perché fai televisione da quando sei nato e la fai sempre con grandi toni affettuosi, garbati e sempre in punta di fioretto. La televisione funziona se ci vai poco. Io in televisione, se volessi, ci andrei dalla mattina alla sera, perché ogni volta appena mi sveglio mi arrivano 30, 40, 50 inviti al giorno di qualsiasi trasmissione, anzitutto quelle che frequenti tu. Semplicemente non ci vado. Perché? Perché in televisione bisogna centellinare gli interventi, perché in televisione ci si va soltanto per lavoro, almeno secondo me, quindi ci si va possibilmente se ti pagano. E ovviamente, avendo io già dei contatti con altre trasmissioni che sono state così affettuose da mettermi sotto contratto, sarebbe una cafonata se io andassi gratis in altri contesti televisivi, magari rivali. In più ci sono dei programmi dove non andrei neanche se avessi fatto prima l'antitetanica. Io col cazzo che vado ospite da Porro, tanto per fare un nome. E poi c'è un altro motivo per cui io non vado sempre in televisione, anche se ci potrei andare 40 volte al giorno e anche se faccio 1000 volte più ascolti di te, capra torzolo tordo. E te lo dico con profondo affetto, perché sono tutti termini affettuosi, come ben sai. Io vado poco in televisione, si fa per dire poco, perché ho una vita. E quindi quando ho tempo, io magari sto con la mia compagna, o magari vado in moto, o magari vado dai miei genitori, o magari porto a spasso il cane, o vado con gli amici, o mi sbronzo, o mi godo la vita, perché esiste una vita fuori dalla televisione. Ma mi rendo conto che tu, non avendo nessun privato e nessuna vita, se ti tolgono la televisione non esisti. Cos'altro mi hai detto poi? Sentiamo un po' cosa mi hai detto. Ah, mi hai detto, te la prendi con me perché sono vecchio. No, torzolo di uno Sgarbi, torzolo di un Vittorio, capra di un Vittorio, anzi come dici tu, capra, 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 perché tu dici così. Sei banale anche nelle ripetizioni, sei veramente disastroso da un punto di vista dialettico, sei a fine corsa anche lì. Io, caro il mio Vittorio Sgarbi, non ti dirò mai che sei vecchio, tu hai l'età di mio padre è giovanissimo, tu sei un 52 come mio padre, un'età meravigliosa. Io ho visto Dario Fo a 90 anni prima di morire.
morire, poco prima di morire si fece intervistare da me. Era giovanissima, aveva 90 anni. Non ti sto criticando perché sei vecchio, non c'entra niente l'anagrafe. È che tu sei un postumo in vita. Sei uno che si è suicidato senza neanche accorgersene. Sei la caricatura di te stesso. Non sto facendo dei riferimenti al tuo aspetto estetico, che è comunque disastroso, quindi quei video del cazzo che fai nudo sopra il cesso, tieniteli per te perché neanche un pervertito all'ultimo stadio li potrebbe ritenere tollerabili. Ma io semplicemente ti critico perché sei diventato l'ombra di te stesso. Rinchiuditi in un aereo, ma comincia a fare un po' di sport, vogliti un po' di bene. Io prima di fare questo video mi sono fatto 20 km di corsa, un'ora di ripetute, poi mi sono fatto tutti gli addominali, mi sono fatto un po' di palestra. Cerca di volerti bene. Ho incontrato il coronavirus, appena mi ha visto si è suicidato perché ha detto: che cazzo faccio io con uno come te? Se il coronavirus ti vede, probabilmente ha pietà, si uccide lui, perché ha già capito che hai fatto tutto da solo. Cerca di volerti bene, porca di una puttana. Vittorio Sgarbi, capra, torsolo, tordo Vittorio Sgarbi. Poi cos'altro mi hai detto? Ah, mi hai detto che io lecco il culo al Movimento 5 Stelle. Ora, premesso che a me del Movimento 5 Stelle me ne frega un po' meno di un cazzo, ma io ribadisco, com'è che io lecco il culo al Movimento 5 Stelle, ma tu eri lo stesso che fino a 2 anni fa dicevi che ero il più bravo di tutti? Eppure anche 2 anni fa teoricamente leccavo il culo. E poi, io lecco il culo al Movimento 5 Stelle e me lo dici tu che da quando sei nato lecchi il culo a Silvio Berlusconi? E me lo dici tu che poche ore fa, per elemosinare la presenza Mediaset, hai dovuto chiedere scusa a Barbara D'Urso perché altrimenti non ti chiamavano più a Mediaset? Eroe Vittorio Sgarbi, capra Vittorio Sgarbi, torsolo Vittorio Sgarbi, lecco il culo io Vittorio Sgarbi. Poi cos'altro mi hai detto? Anche questa è straordinaria, questa è meravigliosa. Io porterei sfiga agli sportivi che cito. Ora, premesso il fatto che tu di sport non sai assolutamente un cazzo, perché l'unico sport che hai frequentato dalla nascita probabilmente è farti le seghe a nastro con la carta vetra del 20. L'unico sport che hai fatto, e ti facevi male anche lì perché probabilmente ti slogavi la mano, credo la destra, ma forse anche la sinistra. Premesso questo, ma di che parli? Intanto che critica è? Che siamo alla superstizione. Cioè, hai trovato così punti deboli al sottoscritto che hai letto sicuramente il commento di un imbecille che ti ha detto: sai che lui parlava bene di X e quello lì poi si è fatto male. Quindi evidentemente non trovi dei punti forti. Ma se vuoi parlare di sport, ti parlo anche di sport, cara capra torsolo Vittorio Sgarbi. Io parlavo di Berrettini, tennista, tu neanche sai chi cazzo sia Berrettini. Quando Berrettini era 50 del mondo, adesso è 8 del mondo. Io parlavo di Sinner, quando Sinner era 400 del mondo, adesso è 60 del mondo, diventerà 20 del mondo a breve. Io parlavo di gente che non era neanche tennista quando ne parlavo e poi è diventata tennista perché ne parlavo io. Di cosa stai parlando? Vittorio Sgarbi, capra, capra, capra. Però io voglio arrivare al dunque e alla parte finale di questo video. Se mi senti sfoglieggiare perché mi sono appuntato dei dati. Allora, tu mi hai sfidato in televisione. Mi hai sfidato in televisione dicendo: ti sfido, capra nana, ti faccio un culo così ti mangio vivo. Ora, premesso che tu che sfidi me sarebbe un po' come se Drupi sfidasse Pink Floyd, e la cosa fa ridere proprio per legge, per statuto, e premesso che, te lo ripeto, questi video sono particolarmente brutti i tuoi, perché devi mantenere un certo ritmo, devi avere una certa propensione alla battuta. Se vuoi ti do delle lezioni anche teatrali, di dialettica, di prossemica, di gestualità, perché ne hai bisogno, ne avevi già bisogno a 40 anni, ma a 40 anni un po' sopperivi. Adesso che sei l'ombra di te stesso, sei proprio al crollo verticale, all'ottavo grado della scala Mercalli, come Fabris di Compagni di Scuola. Ma appunto, stanno persino suonando le campane, senti che meraviglia. Però ecco, io voglio recepire questa tua sfida e voglio dirti che io non vado in televisione con te, come non vado in televisione con altre persone che non stimo minimamente, e anche qui so che ne soffri perché tu vorresti essere sfidato da Travaglio, ma Travaglio col cazzo che ci viene in televisione con te, e io lo stesso col cazzo che vengo in televisione con te. Io in televisione ci vado per lavoro, ma non ci vado per masochismo. Però Vittorio Sgarbi, capra, torsolo, tordo Vittorio Sgarbi, io, visto che ti voglio bene e ti auguro ogni fortuna, e sono sincero perché ne hai tanto bisogno di fortuna, di affetto, di salute, e te la auguro tutta perché le cose serie nella vita sono altre, io voglio dirti che ho riflettuto su questa tua sfida e alla fine ho accettato, per meglio dire, mi spiego. Allora, io ho deciso che ipotizzo di venire in televisione con te
a due condizioni. Ipotizzo, non dico di sì, però diciamo che se ci sono queste due condizioni rispondo al telefono, se non ci sono queste condizioni neanche rispondo al telefono, come faccio da quando ti ho fatto il culo 2 anni fa dalla Berlinguer, marzo 2018. Le due condizioni che io chiedo, anzi esigo, sono: la prima è che la nostra eventuale sfida televisiva si faccia a Mediaset. Mentre la seconda sfida che io, la seconda cosa che io ti chiedo e che io chiedo a chi organizzerà l'evento è di percepire per quella sfida un compenso di 500.000 euro da pagare in anticipo al sottoscritto. Quindi il cachet che io chiedo è di 500.000 euro in anticipo per venire in televisione da te a Mediaset. Perché queste due condizioni? Per tre motivi. Il primo è che tu partiresti sfavorito, per non dire già sconfitto, perché tu che vieni a parlare con me in televisione sei già morto. È come il toro che va alla corrida di fronte al torero più forte di tutti. Verrà massacrato, sarà un bagno di sangue, sarà un Golgota, un calvario, un'agonia, un martirio, sangue ovunque, viscere che volano. Quindi io, esattamente come la Juventus che magari incontra la propatria no, massimo rispetto, che incontra la Pia Casa, è chiaro che la Pia Casa giocherebbe in casa perché la Juventus non giocherebbe allo Juventus Stadium, ma già partirebbe favorita, direbbe vabbè almeno in casa giocate voi perché sennò infierisco. Quindi è casa tua Mediaset, hai appena leccato il deretano a non so chi per tornare in televisione e chiedere scusa a Barbara D'Urso, quindi è casa tua, io vengo da te, vengo a Mediaset, prima condizione, primo motivo per cui ho scelto Mediaset. Il secondo motivo per cui sempre ho scelto Mediaset è che, ammetterai, prendere soldi, tanti soldi da Berlusconi è una soddisfazione infinita, quindi perfetto andare a Mediaset. La terza motivazione spiega perché abbia chiesto 500.000 euro in anticipo. Perché chiedo 500.000 euro in anticipo? Perché io, se proprio voglio essere masochista, sono masochista con la mia compagna, ma per venire da te in televisione serve un masochismo così gigantesco che io ho bisogno di sopperire a quel masochismo con una quantità industriale di soldi. Quindi, se mi danno Mediaset e 500.000 euro in anticipo, io ipotizzo di venire. Questo ti volevo dire, l'entusiasmo di Arezzo è tale che sono partite persino le campane, ma un'ultima cosa ti voglio dire che è importante, che è la stessa cosa che ti dicevo sempre quando mi scrivevi e mi insultavi alle 2, 3, 4 di notte nel mio telefono e poi ti ho bloccato. Ti ricordi come concludevo ogni mio messaggio? Ti esortavo a fare una cosa che secondo me ti viene bene. Ti consigliavo di cacarti addosso. E io lo ribadisco, però stavolta faccio una variante, cioè ti dico con profondo affetto, augurandoti ogni fortuna, Vittorio, mi raccomando, cacati in mano e poi fai King Kong. Ciao Torzolo! Ale! Dai Vittorio!